Buongiorno a tutti dal vostro inviato Andrea Pieri. Oggi sono qui domenica 1 aprile 2012 per l'inaugurazione del nuovo ufficio BCC, Banca di Credito Cooperativo di Fisciano. Direi subito di andare a sentire le voci dei protagonisti di questa giornata. Buongiorno a tutti dal vostro inviato Andrea Pieri. Sono qui con il presidente della BCC, Domenico Sessa. Allora, presidente Sessa, direi che dopo l'apertura dello sportello di Baronisti c'è pure quello di Gaiano. Quali sono le aspettative della BBC sulla Valle dell'Irno? Noi voglio dire, siamo adesso una realtà consolidata in tutta la Valle dell'Irno. Questi sportelli Bancomat hanno proprio questo significato, cioè di agevolare un poco tutte quelle che sono le operazioni bancarie e quindi consentire ai cittadini di non muoversi dalle proprie comunità e quindi risolvere i propri problemi di banca attraverso questi sportelli veloci che sono appunto i Bancomat. Quanto sviluppo della Valle dell'Irno? Ci crede tanto che si sta adoperando per consentire e agevolare tutte quelle operazioni, sia ai cittadini, alle famiglie, ai giovani, ma soprattutto alle imprese, si sta per consentire un po' a queste categorie di investire, quindi di aumentare o far nascere nuove attività sul proprio territorio. Quindi diciamo che la BCC di Fisciano, voglio dire, è proprio il suo obiettivo, cioè sta proprio nel suo DNA quello di consentire una crescita equilibrata del territorio. Il vostro inviato Andrea Pirri. Allora, signor Sindaco, con l'apertura della BCC qua a Gaiano aumentano le aspettative, diciamo, di questo comune per la Valle dell'Irno. Quali sono le sue considerazioni? Questo è un servizio importante che l'Istituto di Credito Cooperativo rende anche a questa parte di territorio, frazione Gaiano, che ha concorso con tante persone alla creazione, alla costituzione più di 30 anni fa, oramai alla nascita di quella dell'allora Cassa Rurale d'Artigiana di Fisciano, oggi Istituto di Credito Cooperativo, che svolge attività importante sul territorio, che guarda alle realtà imprenditoriali locali, che drena risorse e che investe sul territorio. Quindi un momento di attenzione per determinare una crescita economica anche delle nostre aree, un momento di attenzione anche verso le categorie, come nel caso di specie i pensionati, che saranno costretti a dover servirsi del prelevamento elettronico anche della pensione, potranno i cittadini di Gaiano effettuare questa operazione direttamente qui dal luogo dove abitano, riuscendo ad evitare il disagio e le apprensioni di viaggi verso banche, verso uffici postali ed altre realtà territoriali preposte a questo servizio. Quindi opera meritoria che va sottolineata con grande compiacimento e ci auguriamo che possa continuare a crescere la presenza dell'Istituto di Credito sul territorio, perché crescendo questo Istituto di Credito cresce anche il livello socio-economico dell'intero comprensorio, non solo di Fisciano ma dell'intera Valle dell'Irno. Con l'apertura di questo sportello indubbiamente aumentano i servizi riguardanti il cittadino? Sì, questo appunto è un momento di compiacimento che va sottolineato e che l'amministrazione comunale, l'ente pubblico locale registra con grande soddisfazione. Serve sempre il vostro inviato Andrea Pieri che vi parla. Allora, promotore dell'iniziativa, l'assessore Franco Gioia, allora, con l'apertura dello sportello della BCC si avvicina sempre di più, diciamo, la distanza tra le esigenze del cittadino e il comune. Sì, in effetti abbiamo messo un altro tassello per la vivibilità di questo paese. Mi è stato chiesto appena insediato al comune di Fisciano un posto qui a Gaiano dove poter installare un bancomat, anche per venire incontro alle esigenze anche dei pensionati che, come tutti sanno ormai, con la tracciabilità dei pagamenti c'è bisogno di strumenti anche elettronici per poter prendere la pensione. Quindi in accordo con la BCC di Fisciano e con il presidente Mimmo Sessa abbiamo trovato una locazione per questo bancomat in modo da venire incontro sia alle esigenze sia dei pensionati ma della cittadinanza tutta. Quindi ripeto, un altro tassello affinché anche Gaiano, che è una frazione un po' staccata dal centro del comune di Fisciano, possa venire incontro a tutti i cittadini praticamente.